bel posto! E di dove sei? Sono del Lago d'Orta, zona Mottarone, non so se conosci. La zona l'ho sentita nominare più che altro per uscire. Probabilmente vai in bici così proprio per quello. Ho letto sulla pagina Facebook del Nati Zone Outdoor e del Macete Team che qua ci sono un po' di sentieri enduro, infatti sono venuto a provarne qualcuno. Sì, l'area in cui stai girando fa parte del Nati Zone Bike Arena, che è un progetto che sta nascendo proprio in questi mesi, che comprende la vallata di Toreane, la vallata di San Pietro, il Matajur e tutto. Avrai sentito parlare della Matadown. Comprende più o meno una dozzina di sentieri, tutti prevalentemente enduro, anche se adesso stiamo realizzando proprio qua sotto un bel tracciato XC orientato all'XC moderno, dove si farà una gara il 30 maggio. Mi farebbe piacere andare a provare il percorso di cross country. È lontano da qua? No, guarda, il paese Toreano è giusto qua sotto. Imbocchiamo il sentiero, 2 minuti e siamo arrivati. Ti va di accompagnarmi? Assolutamente. Andiamo. Numa! Fondatori della Valchiano. Stefano, e che cosa stai facendo con la mazza in mano? Con la mazza in mano sto completando il circuito di circa 3,5 km per la gara del 30 maggio, che è una gara di valenza nazionale e regionale. Speriamo che San Culo ci dia una mano con il tempo, e arrivederci il 30 maggio. E il circuito che stiamo facendo è quello che mi fai vedere, quello che faremo anche in gara? Sì, in realtà maggio. Però in gara di qua si salirà, non si scenderà, okay. E poi c'è tutta la parte bassa ricavata ex novo sui terrazzamenti sotto, che sarà molto interessante. Allora, andiamo. Auguri ragazzi! Ciao, ciao! Oh, bella Stefano, grazie per il giro. Figurati, ti aspettiamo il 30 maggio, te e un po' di amici. Ma spiegami un po' anche le caratteristiche del percorso. Ma guarda, qua c'è Dennis, vieni, spiega bene lui, che è l'ideatore del tracciato. Ciao ragazzi, e beh, cosa dirvi? Abbiamo cercato di mettere dentro un po' tutto, e la mountain bike sta cambiando tantissimo negli ultimi anni, e quindi qua in questo bellissimo contesto stiamo cercando di creare un percorso permanente dove la gente può venire a girare e trovare per tratti tecnici, tratti anche che ripercorrono un po' la storia della mountain bike, perché la Valchiarò è una società storica delle due ruote, e qui abbiamo Stefano, uno dei componenti storici di questo team. E quindi anch'io vi rinnovo l'appuntamento il 30 maggio con la Valchiarò XC Bike Race. Ciao ragazzi. Comunque devo dire che la cross country, a parte mi sono divertito, però mi avete fatto morire. Soprattutto anche per colpa loro, che sono i fratelli Braido, credo che non hanno bisogno di presentazioni. Com'è vi piaciuto il percorso? No, è stato figo trovare questo percorso vicino a casa, e se saremo liberi il 30 maggio ci saremo anche noi. Dai, speriamo di beccarci tutti insieme. Ci vediamo il 30 maggio. Ciao ragazzi.